La finanziaria. Ne parliamo con Marco Guidi. Marco, buongiorno. Buongiorno Marcello. Allora, un tuo commento su quanto è stato stabilito in ambito di manovra finanziaria. Ma è un caos indicibile. Oltretutto è una cosa che si presterà a ricorsi per il semplice motivo. Guardiamo solo il riscatto degli anni universitari e del militare. Va benissimo, si fa per dire, ma è comprensibile, dice, da oggi non si riscattano più, ma il pregresso no, se io li ho riscattati 5 anni fa non può essere pregresso, è incostituzionale, è vergognoso, perciò ci saranno cause a non finire, ci sarà un casino all'Inps che metà basta, tutto questo fatto per rimediare un po' di soldi, ma rimediare un po' di soldi anche qui, in modo caotico, in modo fra le pretese populiste della Lega, Berlusconi che non vuol toccare i suoi amici evasori, non vuol toccare i suoi amici proprietari di patrimoni. Proprio adesso leggevo che in Emilia Romagna il 90% dei cittadini dichiara di guadagnare meno di 40.000 euro. 40.000 euro un bagnino li fa in un mese e mezzo. Non certo. Prendiamoci in giro. Cioè, la realtà di non voler toccare l'evasione. Cioè, è una manovra disastrosa che peserà soprattutto sui nostri figli, sui nostri nipoti, in un modo, sperando che il prossimo governo, poi che arriva, la abolisca. Ma comunque ti dico, è una manovra disastrosa, scombinata, ingiusta e che si presterà sicuramente a tante di quelle cause che metà bastano. Io credo che se loro faranno valere il diritto retrospettivo, per esempio per quanto riguarda gli scatti di Laurea e di Naia, credo che saremo anche nell'ordine dell'anticostituzionale. Sì, però è anticostituzionale. Infatti. Tu puoi dire, da oggi, mi dispiace, non si riscatta più niente, non vale più niente. Ma non se hai riscattato 10 anni fa o un anno fa o 6 anni fa, è illegale, è contro la Costituzione, cioè il diritto per quanto sia stato massacrato in questo paese esiste ancora. Non c'è dubbio. Senti Marco, io ho la sensazione netta che questa manovra sia il viatico allo chansonnier di Arcole per la fine legislatura e uscirne praticamente senza essere stato interrotto prima. Così facendo ovviamente non ha pensato al paese, come sempre ovviamente, ma come tutti i politici italiani, non è soltanto la... Berlusconi non ha mai pensato al paese, come cominciano ad accorgersi anche i suoi fan. Le mirabolanti promesse di abolizione delle tasse, 1 milione di posti di lavoro, liberalizzazioni, non dico adesso che sarebbe difficile tentare di farle, ma 15 anni fa si potevano fare. Certo. Ha fatto solo delle leggi ad personam e i sostenitori di Berlusconi che non lo hanno ancora capito o sono scemi o sono collusi, diciamoci la verità. Io capisco fino a ieri l'altro, fino a qualche mese fa uno poteva essere un elettore del centrodestra, per l'amor di Dio, siamo in un paese libero, uno può votare per quello che gli pare, ed essere anche un sostenitore di Berlusconi. Oggi uno stesso elettore del centrodestra che sostenga Berlusconi va contro quei principi liberistici, liberali, che dovrebbero essere la base della sua ideologia. Non v'è dubbio. Senti Marco, oggi Bocca, sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, dice: scandalo Penati, questi sono come il PSI di Craxi. Tutti i politici vogliono solo soldi e potere. Bersani dovrebbe buttarsi in mare. Che sì. Dici tu Marco? Dico che Bocca ha 90 anni e si vede. diciamoci, cioè Bocca è un vecchio rabbioso che è stato un grandissimo giornalista, ma che sta e che anche a 90 anni mi piacerebbe essere come lui a 91 anni, perché vorrei dire che sono ancora vivace. Sì. Però non è vero. Allora, Penati ha rinunciato alla prescrizione. Uh-huh. Io comincio a sospettare che le accuse a Penati siano vere. Detto questo, ha rinunciato alla prescrizione. Dimmi quale altro politico del centro, del centrodestra l'ha fatto. Berlusconi ci campa. Ricordiamoci che Andreotti, che pure fu condannato per associazione mafiosa, contrariamente a quello che sostengono alcuni giornalisti tuccoli da 4 soldi, è stato assolto. No, è stato condannato per tutto quello precedente dell'81, ma prescritto. Prescritto, ecco. Come dell'Utri, 9 anni, esatto, di dell'Utri. Non hanno mai rinunciato alla prescrizione. Allora, io sono uno di quelli che ostinava, imperfetto, a ritenere che esistesse una diversità
positiva della sinistra. Comincio a avere forti dubbi, però che Penati sia l'unico politico degli ultimi tempi a rinunciare alla prescrizione è vero, e quindi Bocca, invece che buttarsi nel mare, potrebbe buttarsi lui in un orinatoio al momento, dai. Per quanto riguarda poi Tutta la Verità, c'è da ricordare che Cosentino fu fatto ministro proprio per sottrarlo alle maglie della giustizia, quindi... Esattamente, esattamente. Va bene. Marco, un abbraccio forte e a presto, eh? A presto, ciao. Grazie. A tutti gli ascoltatori. Ciao. Grazie, benvenuto e bentornato a te, il grande Marco Guidi. Radio Città, il programma della capitale.